l'importanza dal punto di vista politico di questo processo. Quando Berceto ha testimoniato che avevano, subito dopo le golpe, avevano proprio classificato tutti i dissidenti, marxisti-leninisti, pericolosi per la nazione, eccetera. E lui aveva spiegato molto bene il fatto che questo qui era una categorizzazione che avevano utilizzato per spersonificare tutte le persone che loro avrebbero dovuto uccidere e torturare, quindi avevano bisogno di togliere tutta l'identità a queste altre persone, che non erano più il professore, l'allievo, erano il loro vicino di casa, erano dei marxisti-leninisti in generale. Era un'omologazione totale che loro avevano proprio bisogno di fare per creare il nemico interno. Demonizzare si chiama. Infatti l'hanno fatto, ci sono riusciti, hanno fatto il golpe, hanno applicato una repressione violentissima fino all'88, hanno eliminato completamente tutta una classe di intellettuali, di politici, di dirigenti e hanno estirpato completamente il modello di socialdemocrazia che stava funzionando. Che era quello di Allende. Che era quello di Allende. Per cui noi adesso ci troviamo non solo che ci hanno ammazzato questi, ma che vogliono proprio ammazzare l'idea politica, la storia di tutto questo, perché ti devono dire che l'unica cosa che può sopravvivere è il capitalismo più sfrenato. Il Cile adesso è un grandissimo, dopo Pinochet è diventato il tigre dell'America Latina, ha pagato il debito estero, è diventato un grandissimo paese di economia fulgida, certo, grazie. Anche questa resistenza del sistema informativo rispetto al processo in corso a Podlec è legato a questo discorso? Oppure c'è un disinteresse? Penso sinceramente che ci sia un disinteresse generale per i diritti umani, che gliene frega niente più. Cioè, noi siamo plenamente presi da questo problema economico. Cioè, come se realmente il problema di tutti i nostri stati fosse un problema economico. Noi usciremo da questa situazione di crisi, cioè che avremo tagliato completamente il welfare. Saranno sempre più potenti quelli che sono già potenti e saranno sempre più poveri quelli che sono già poveri, quindi torneremo indietro da un punto di vista sociale. E questa cosa, indietro, sì, e questa cosa noi la facciamo, ma per una scelta politica precisa, non perché c'è un bisogno economico reale. Perché tu, cioè, le scelte economiche le fai, ma le fai non perché dipendono da chissà quale modello economico marziano, ma perché il modello economico risponde ad una precisa idea politica. E quell'idea politica lì è quella che hanno voluto eliminare, estirpare, hanno dovuto fare fuori. E questo è quello che vogliono fare. Per cui, cioè, l'importanza di questo processo è anche il fatto che bisogna che si costruisca la verità vera. Cioè, questi hanno ucciso e hanno torturato delle persone per quello che pensavano, perché volevano eliminare questa cosa, volevano eliminare quest'idea di base. Volevano eliminare l'idea che potessero esistere le cooperative, che potesse esistere la riforma agraria, che gli indigeni dovessero avere un litro di latte al giorno così come tutti gli altri bambini. Cioè, era questo quello che loro volevano estirpare dalla testa della gente. E ci sono e ce riusciti? La stanno, sì. Ah. Sì, certo, ci sono riusciti, perché ti hanno detto, hai visto, vai poi a finire male, fare il rivoluzionario. Malgrado il susseguente governo di sinistra in Cile, dopo ma certo, perché il governo di sinistra in Cile ha mantenuto esattamente lo stesso sistema economico di prima, non hanno pensato minimamente di spostare nulla, tant'è che io penso che i diritti umani siano stati effettivamente un baratto. Quindi non c'è mai stato praticamente un disconoscimento della politica di Pinochet. Non c'è stata una ricerca di giustizia e quindi non c'è stata una costruzione della verità. Questi sono rimasti terroristi, sono rimasti quelli che si sono cacciati nei guai per colpa loro. E che quindi questa cosa qui era necessaria, quindi, perché altrimenti il Cile sarebbe... Nella testa dei cileni, a tutt'oggi, quelli erano i terroristi. Beh, certo. Tipo i nostri brigatisti, fai finta. Esatto. Quindi questo è nell'opinione, nella testa della gente. Sì, sì, sicuramente se sei scomparso qualcosa avevi fatto. Cioè, però... Altrimenti se ti facevi gli affari tuoi, cioè, non ti succedeva mica niente. D'altra parte, cioè, purtroppo hanno sterminato chiunque facesse qualsiasi cosa, perché non è che sia necessario essere chissà che terroristi. Bastava pensarli in maniera diversa dal regime. Ma voglio dire, tu hai detto che c'è stata un'amnistia rispetto a tutti coloro che hanno fatto parte del governo di Pinochet. E quindi in Cile non è possibile. Pinochet non è stato condannato. Perché? Per motivi di salute. È tornato a casa perché la Thatcher ha voluto garantire il fatto che lui potesse essere giudicato nella sua terra
visto che l'ha ringraziato per aver portato la democrazia in Cile, quindi l'ha rimandato indietro e in Cile non l'hanno condannato per motivi di salute. Non l'hanno processato. Sì. L'amnistia è stata fatta, la legge di amnistia, secondo me nel 78. Amnistiando non solo attività che potessero essere come di responsabilità delle forze dell'ordine, ma anche persone che hanno coadiuvato le forze dell'ordine e hanno supportato le forze dell'ordine. Quindi questo Podrich in Cile non è processabile, è amnistiato. Sì, cioè lui comunque ha amnistiato tutti i crimini che poi tra l'altro facendo questa dichiarazione già di per sé ammettono che ci sono stati dei crimini. No, tu che stai amnistiando, crimini del regime, che vuol dire, che cosa? Spagna è stato beccato. È stato beccato per quale motivo? In Spagna da garçon. È stato beccato perché era uscito in vacanza e siccome il pubblico ministero Capaldo sta indagando sull'affare Condor, sul plan Condor in generale, per cui aveva fatto 146 ordini di cattura e fra questi c'era anche quello per Podlec. Per cui aveva un ordine di cattura internazionale dell'Interpol, ed è stato preso. Ed è stato preso in Spagna. E come mai è arrivato in Italia? Lo stanno processando in Italia? Perché l'ordine di cattura era partito dall'Italia, cioè era partito dal pubblico ministero italiano, per cui Garçon l'ha detenuto perché c'era questo ordine di cattura dell'Interpol e l'ha messo a disposizione della giustizia italiana. La giustizia italiana chiaramente ha chiesto l'estradizione. Lui non si è assolutamente opposto, ha pensato bene che fosse molto meglio farsi processare in Italia che in Spagna. Ah! Sì, per cui non ha fatto alcuna opposizione. Ma secondo te perché? In Spagna? Perché probabilmente era certo che era molto meglio farsi processare in un paese con una democrazia di destra piuttosto che con una di sinistra. Questa idea un po' fantasiosa della giustizia, appunto, in cui comunque la linea politica di un governo può modificare effettivamente i cardini del codice penale. È proprio fantasiosa. È vero. Già da lì capisci che tipo di biglietto da visita noi abbiamo in mano come nazione. Ci spieghi cos'è l'affare Condor? Il plan Condor è un piano, una strategia di repressione messa in atto dalle dittature del Cono Sud e dell'America Latina congiuntamente insieme alla CIA, agli Stati Uniti, in modo da poter perseguitare gli oppositori politici anche fuori dai confini dello Stato, cioè i rifugiati politici che riuscivano a scappare dal Cile e che si rifugiavano in Argentina venivano presi dai militari argentini e venivano riconsegnati in Cile nelle mani dei militari cileni. Bisogna anche capire che non è che tu puoi prendere un esercito tout court e farlo diventare un esercito di torturatori così dal nulla, quindi c'è stato un passaggio. Questa carovana della morte è partita dal nord del Cile, si è fatta tutto il seguendo la linea della Panamericana, capeggiata dal generale Arellano Stark, e aveva appunto il compito di uccidere metodicamente quelli che venivano chiamati irradianti le ideologie, per cui ci sono testimonianze del passaggio di Arellano Stark appunto nella FAZ nelle prime giornate di ottobre. Si suppone, potrebbe essere che un particolare livello di repressione più forte sia stato fatto comunque in quelle giornate appunto perché c'era la carovana della morte che passava dal di lì. Come mai sarebbe così importante che venisse condannato Podlec per omicidio aggravato? Per quasi di persona a scopo di estorsione e strage. E com'è così importante sta cosa? È così importante innanzitutto perché lui fa parte di quei vermi che in realtà si sono ingrassati della morte di tutte queste persone, per cui lui ha vissuto questi 25 anni di dittatura arricchendosi enormemente, occupando dei ruoli di potere e di prestigio, tant'è che è un avvocato di riconosciuta fama, cioè è proprio il mondo all'incontrario. Cioè lui ha continuato a fare la sua vita dopo la fine del regime? Non solo ha continuato a fare la sua vita, lui si è proprio, la sua figura ha acquisito prestigio e potere da anche questa cosa. Anche dopo la fine del regime? Cioè lui è uno degli avvocati di maggiore prestigio nella regione. Proprio anche parte di questi organi tipo le corti costituzionali regionali, cioè questi luoghi, sì. Quindi è
è molto importante. Scusa, se fa parte di questi organi istituzionali, come mai nessun rappresentante politico cileno è intervenuto nel momento in cui l'hanno arrestato e hanno estradato in Italia? Secondo me, perché in realtà il governo del Cile, anche se è un governo di destra in questo momento, non ha nessun interesse nel mescolarsi con quella che è stato il passato del governo di Pinochet. E nessuno questa è una... singolarmente? No, questa è una pensato. Destra dalle mani pulite. Ah, ecco. Questa è una destra di imprenditori, appunto, che vogliono portare il paese verso il progresso, l'innovazione e queste robe qua, ma non hanno nessun interesse nel mescolarsi con questo tipo di ideologia. Anzi, controproducente. Mm. Ma quindi il senso della giustizia in che cosa andrebbe con cosa andrebbe a coincidere? Cioè, solo il significato storico, il senso del significato umano, del potere giudicare, del poter condannare uno di questi individui, come potrebbe essere nel caso di Pollice. Perché il fatto di non aver fatto verità, di non aver fatto giustizia, ha proprio creato una situazione di revisionismo storico, cioè da un punto di vista proprio identitario, cioè non solo il Cile, ma anche questo percorso politico della socialdemocrazia è stato cancellato, cioè non esiste più. Quindi il fatto... È diventato un benefattore, cioè adesso è quasi ricordato con amore, nell'anniversario della sua morte fanno i pellegrinaggi dalla tomba, migliaia di persone che affluiscono, perché lui ha ridato benessere al Cile, questo Cile che era un paese... Il colpo di Stato è stato sicuramente festeggiato da buona parte della popolazione. Sì, quando sì, è tornato. No, il golpe quando è caduto Allende. Ah, non avevo proprio sentito. È stato proprio festeggiato da un pezzo della popolazione. Ma pensa. Il rendere giustizia a tuo padre in Italia, sul suolo italiano, è un rendere giustizia a tutti coloro che come tuo padre sono stati massacrati, hanno subito quello che ha subito tuo padre in conseguenza del fatto che c'è stata l'amnistia, che quindi loro non potranno mai più avere giustizia per questa situazione. E quindi voglio dire, ha un significato storico, ha un significato umano, ha un significato di giustizia globale, perché sì, perché purtroppo una cosa di questo genere in Cile non è stato possibile farlo. E quindi tutti coloro che hanno tentato di fare dei processi in Cile non ci sono riusciti. Questo processo che si sta facendo qui fa giustizia anche per tanti altri. Questa è una cosa che bisogna sottolineare, perché è molto importante. Poi c'è tanta gente, tanti cileni che non hanno più voce perché sono in esilio e non sono mai più potuti tornare, o non hanno neanche più voluto, si sono ricostruiti una vita in altre nazioni, e quindi praticamente ci sono intere famiglie, intere generazioni di queste menti, di questi professori, di questi giornalisti, di gente che vive fuori dal Cile, lontanissimo dal Cile. È ovvio che il Cile adesso è un paese ripulito, no, da tutta questa gente. È stato ripulito perché o li hanno ammazzati o li hanno talmente terrorizzati, no, che sanno come conigli acquattati dalla, così, no, fermi, zitti, o sono in esilio. Quindi chi parla in Cile? Parlano i potenti e dicono cosa? Quello che vogliono. Possono dire, che ne so, per esempio che questi Mapuche non esistono più, che tanto sono pochi, che no, che stanno bene. Possono dire quello che vogliono, come succede qua in Italia. I mass media possono dire quello che vogliono, non c'è un... l'informazione è diversa, non circola. Il problema è che secondo me il Cile è un posto in cui effettivamente c'è una sorta di trauma collettivo, ecco, veramente, ecco. Perché questa dittatura è stata talmente feroce che è ancora proprio una cosa tabù, non è una cosa di cui si possa parlare. Quindi le vittime devono vivere il proprio dolore, possibilmente facendosi vedere il meno possibile. Quindi il silenzio in un angolo. Sì. Anche perché poi, appunto, tieni conto che la repressione è anche una repressione, sono stati cacciati dai posti di lavoro, non venivano ricordati.
ripresi a lavorare, quindi in una situazione di marginazione sociale, in una società settaria, capitalista come quella cilena, non c'è niente di peggio che essere povero, cioè è la differenza fra la vita e la morte. A tutt'oggi? Certo, sì, è così, è una relegazione ai margini di questa cosa che è comunque una cosa brutta. Comunque si sta distinguendo da tutto il Sud America il Cile anche a tutt'oggi, perché tutto il Sud America si sta dirigendo verso il sociale, allontanandosi dai vecchi regimi. Il Cile invece sembra che non abbia mai abbandonato tutto sommato l'imperialismo. No, ma perché noi in realtà abbiamo perso, appunto. Noi non facciamo parte di quella resistenza che ha vinto da un punto di vista ideologico e politico. Purtroppo sono riusciti a far sì, ammazzando queste persone, che si convincessero, cioè che la gente si convincesse anche del fatto che sono i più forti, ma sono anche quelli che hanno ragione. Non è la stessa cosa, perché in realtà loro non hanno dimostrato che il Cile non poteva essere un grande paese, poteva progredire, poteva innovarsi, eccetera, seguendo quella strada, perché l'hanno interrotta e sono stati talmente vigliacchi che l'hanno dovuto fare per forza subito, perché non hanno accettato la sconfitta, loro non accettavano di perdere i loro privilegi. E che cosa hanno fatto? Si sono comportati come dei cani rabbiosi. E quindi hanno difeso il loro osso in questa maniera così mostruosa, ma così facendo addirittura hanno convinto, si sono convinti e hanno convinto la popolazione cilena che non solo, cioè, non sono dei mostri, ma che anche, cioè, hanno ragione. Quindi in realtà il Cile è un grande paese, un paese capitalista vincente. Le radici del capitalismo lì sono talmente tanto forti, per cui veramente dovresti andare a sbaragliare dei poteri. Quindi enormi. Quando Allende andò al governo era un'impresa titanica già di ma certo, da subito. Ma certo, Allende è stato candidato 3 volte, e la terza volta ha vinto, però ha vinto democraticamente. Il Cile era un paese assolutamente spezzato in due, cioè aveva il 50 e qualcosa, veramente pochissimo, però ce l'aveva fatta. Per cui, però pensa quale potrà essere stata la rabbia di queste persone che si sono trovate, che dovevano effettivamente avere a che fare con una riforma agraria, cioè dare via i loro latifondi, i loro appezzamenti di terra che erano grandi come tutta l'Emilia Romagna, addirittura ai contadini, cioè, e ai Mapuche, a questa gentaglia, inaccettabile. A queste persone che neanche loro definiscono persone, perché molti erano indigeni, quindi quasi intoccabili. Per cui pensa che rabbia che poteva essere montata su. Ma secondo te è vero che il governo di Allende, questa socialdemocrazia illuminata, perché in quel momento poteva fare molta paura a paesi come gli Stati Uniti, a paesi imperialisti, comunque, sì. Molto più della Russia? Ma certamente sì, perché loro avevano vinto democraticamente. Poi era facilmente applicabile, poteva espandersi a macchia d'olio. Loro hanno vinto con il consenso. Quindi, ed era con il consenso, con il lavoro delle associazioni, con il lavoro collettivo, coinvolgendo moltissimo gli artisti, coinvolgendo moltissimo i poeti, dando un grandissimo slancio alla cultura. Quindi effettivamente una cosa molto all'avanguardia, molto più vicina ad una realtà che poteva essere occidentale, perché quale paese occidentale può effettivamente permettersi un colpo di Stato? Una rivoluzione, neanche in Italia ce l'abbiamo avuta, giustamente, certo. Mentre invece un progetto politico, che fosse un progetto politico di base, che era riuscito a creare comunione dall'estrema sinistra fino alla Democrazia Cristiana, ricordiamocelo. Sì, sì. Come stavano poi tentando alla fine degli anni 70, esatto. Berlinguer e Moro. Ma infatti si è visto come ha reagito il potere anche quella volta. Vero. Cioè, quindi purtroppo il potere tende ad autoconservarsi in ogni modo. In un posto come il Cile, siccome c'erano le possibilità, era molto lontano dall'Europa, eravamo in pieno giardinetto degli Stati Uniti, gli Stati Uniti erano un'altra cosa, insomma, non erano quelli che sono oggi, effettivamente, cioè, loro hanno pensato bene di sbaraccare tutto e di creare il loro posto di sperimentazione per le teorie capitalistiche dei Chicago Boys. Noi siamo stati un esperimento. Per
quello che siamo un paese capitalistico così radicato e così, così lanciato. Perché da un giorno all'altro, tanto con chi si dovevano condividere le decisioni? Con nessuno. Cioè loro hanno trovato la persona giusta nel posto giusto. Cioè Pinochet era ma proprio un personaggio becero, un cane, abbastanza poco, un personaggio proprio anche povero di spessore. Perché cioè, aveva già ammazzato il suo generale in capo a cui aveva dovuto dichiarare assoluta fedeltà, eccetera. Perché ricordiamoci che comunque è un militare, quindi con dei principi di un certo tipo. Lui ha tranquillissimamente calpestato, questo non è comune. Dopo non solo questo, dopo che aveva fatto fuori il suo generale in capo, ha anche fatto fuori il suo presidente. Cioè, quindi una persona veramente schifosa. Dopodiché ha effettivamente eseguito quello che gli hanno detto. Quello che si cerca anche in questo processo di dimostrare è che i militari, il Conte era militare, ma il soldo veniva dai civili. Cioè i civili che perdevano la terra, mica i militari, cioè i civili ungevano, i militari hanno pagato il golpe militare, non il contrario. Cioè il Deus ex machina non è la milizia, ok? Certo. La milizia è lo strumento. Pinochet comunque era un dittatore, appunto, come ti dico, un po' sui generis, perché non è che ci siano busti di Pinochet da nessuna parte. Cioè lui non era il classico, non era tipo Mussolini, insomma. No, anche perché autocelebrativo. Non era sorretto da nessuna ideologia. Ah, ecco. Non era un carismatico, era un esecutore, capito? Di questo stratagemma per riappropriarsi di queste ricchezze. A sbaglio è stato fatto generale direttamente da Allende lui? Sì, è stato promosso generale da Allende, sì, no? Per quello che ti dico, che lui è un personaggio, traditore. Dopo traditore, proprio. È stato brutto che i paesi europei, gli Stati Uniti, insomma, avessero commercio con questa dittatura cilena così sanguinaria. Lui ha fatto il referendum, l'ha perso, si è fatto generale a vita, ha lasciato il governo, se n'è andato a casa sua, sì, tanto ormai, a fare la sua tanto bella ormai vita. I giochi erano fatti, le cose erano sistemate. Se pensi effettivamente alla figura così del dittatore, non c'entra proprio niente. Sì, proprio se sembra uno sul libro paga di qualcun altro. Esatto, più che altro. No, sembra, era così. E poi, tra l'altro, non c'era neanche più bisogno questa dittatura, no? Di portarla avanti per sempre. Perché tanto quello che dovevano fare, l'hanno fatto. Hanno cacciato via tutti quelli che la pensavano diversamente, quelli che volevano fare le riforme culturali, agraria, intellettuale, tutto. Li hanno fatti fuori, li hanno cacciati via, li hanno allontanati, li hanno spaventati, no? Dopodiché si sono accaparrati tutte le terre, tutti gli averi, tutte le posizioni di potere e basta, che devi fare? Non c'è bisogno che poi questa dittatura dura 100 anni, no? Quello che devi fare lo fai in 15 anni. Il terrore è durato, cioè per fare piazza pulita in tutte le teste pensanti è durato quanti anni? Ci ha messo abbastanza poco ci ha messo. Secondo me anni? Prima, cioè proprio durante 74, 75, 76 aveva proprio fatto piazza pulita. Ci sono stati dei tentativi di sommossa e quindi si è riacuita la fase di repressione dopo l'80. Ci fu anche quel tentativo di assassinio di Pinochet. Per cui insomma c'è stata una recrudescenza di repressione negli anni 80, però loro sono stati metodici e velocissimi. Poi che cosa succede? Quando tu accaparri tutto questo potere e tutto questo denaro, ma denaro a livelli stratosferici, dopo lo cedi a chi ti pare a te. Lo dai a chi ti pare a te, che è un po' quello che sta succedendo anche qui in Italia, no? Praticamente quando poi questa ricchezza diventa enorme, viene diciamo elargita a destra e a sinistra ad altri politici, a piramide, metodo mafioso, no? diventa poi, esatto, diventa un'associazione piramidale di potere e economica anche, in cui tu se non ne fai parte, no, magari non trovi neanche posto da lavorare. Come succede qua in Italia, che devi essere raccomandato, devi essere, no? Ci deve essere il politico. Ma ancora adesso il concorso funziona così il contesto sociale. Allora, in Cile è ancora così, è ancora così oggi. Sì. Questo ti spiega il motivo per cui
la gente in Cile pensa ancora che tutto sommato queste qui, come suo padre, erano delle pecore nere. Non è che meritava la morte, anzi sono tutti molto addolorati. Però, insomma, non erano nel sistema. Non facevano parte del sistema. Erano fuori dal sistema. Questo ti spiega anche come mai, pure all'interno della famiglia stretta di suo papà, quindi i fratelli e le sorelle di suo papà non sono qui, non sono parte civile, non si sono costituiti parte civile, non sono qui. I familiari di mio papà veramente non si spiegano perché sia accaduto tutto questo, eh? Non se lo spiegano, assolutamente. Sono storditi. Cioè, tutto questo vuol dire quello che è successo con il golpe o quello che è successo a tuo papà? No, quello che è successo a mio papà. Cioè, loro proprio non si capacitano, non capiscono perché. Perché? No. Ma tuo papà era un attivista, era impegnato politicamente. Era un sacerdote, era uno di quelli che era interessato. Però loro appunto l'hanno sempre talmente tanto visto così. Cioè che appunto lui era sempre vicino a tutti quelli che avevano bisogno, era una persona molto espansiva, sempre molto allegro, loro lo ricordano in maniera molto positiva, chiaramente poi come succede sempre con le persone che non ci sono più, però ne hanno proprio da questo punto di vista un ricordo molto forte. Cioè mi ricordo che mia zia mi diceva, ma lui, mi ricordo quando era venuto qua una volta che era stato chiamato da una vecchietta, che gli aveva chiesto di andare perché sentiva che stava per morire, che quindi voleva parlare con lui. E lui c'è andato e quando è tornato a casa è tornato che piangeva, perché era arrivato lì e aveva capito che questa vecchina non è che stesse morendo perché aveva la sua anima malata o perché stava morendo di fame. Che quindi l'unica cosa che lui aveva potuto fare era uscire, comprargli un chilo di pane, un chilo di patate e ritornare in casa dalla vecchietta e dargli queste cose. E quindi cioè, lui era proprio disperato di questa cosa, del fatto che aveva dovuto assistere un'altra volta ancora a questa cosa qui. E lui non si sottraeva mai, mi diceva mia zia, lui non si sottraeva mai, voleva stare lì dove succedevano le cose. L'immagine che loro hanno di mio papà è questa. Non hanno fatto il salto del significato politico di un gesto umano di questo tipo. Oh, e non si rendono neanche conto. Loro dicono, era una persona così buona, così disponibile, che appunto voleva parlare con tutti, che tutti volevano parlare con lui, Loro non si spiegano. Probabilmente pensano loro che pensano, sia stato un errore. Probabilmente perché i parenti pensano che l'attivista politico sia quello che mette le bombe, sia quello. È vero. Certo, certo, perché dopo c'è questa. Dopo c'è questo passaggio, chiaramente. Cioè, perché tutti quelli a cui è successo questa cosa qui erano tutti dei terroristi pericolosi. Questo è stato passato come messaggio. Chiaramente, cioè, non è che erano il professore universitario che ti faceva lezione, che magari ti insegnava, non lo so, effettivamente che esistevano gli indigeni in Cile, faccio per dire una cosa, che già non è. Perché erano degli esseri umani, potevano erano degli esseri diritti. Umani che facevano delle cose assolutamente normali. Cioè, quando c'è una situazione di dittatura di questo tipo, cioè, tu in quanto soggetto normale sei perseguitato. Barudi era perseguitato perché partecipava al programma di medicina rurale, l'altro medico insieme a lui uguale, le infermiere dell'ospedale pure, perché assistevano tutte le donne in gravidanza, i bambini senza distinzione di etnia, eccetera. Cioè, sono cose normali, cioè, non è che ci fosse bisogno di essere chissà chi, poi magari ci sono anche stati i chissà chi. Però quando vengono a decadere in effetti i diritti umani della loro essenzialità, poi succede questo, che anche quello che va a comprare il chilo di patate per la signora che sta morendo di fame è diventato terrorista. Traslano l'attivismo politico con il volontariato verso persone più deboli, la povere. Sensibilità anche nei confronti. Paolo dice sempre questa frase, no? Che se tu puoi dare a chi non ha, qualcun altro che ha avrà di meno. Lui lo dice sempre, no? È così. Se tu vuoi dare da mangiare a chi muore di fame, togli a qualcuno che mangia tanto, no? Sì. Il concetto è questo, sì. Alla fine, no? Sì. Bisogna collegare queste due cose. Allora, i potenti l'hanno collegato questo. Cioè, diamo servizio sanitario a tutti gli indigeni, a tutti, ma siamo i cittadini pazzi? Cileni comunque, a tutti i cittadini cileni, pubblico, ma siamo pazzi? E chi questa li paga? Gente era di chi le paga queste tasse? No. Se stava lavorando stavano, per fare una riforma sanitaria. Sì, sì.
avevano fatto delle campagne di vaccinazione per i bambini. Quindi aveva mosso, l'azienda aveva mosso delle cose, sì, durante, sì. Quanti anni è stato il governo? Due. Da 71-73. La distribuzione del latte normale aveva fatto la distribuzione del litro di latte per ogni bambino. Aveva avviato la riforma agraria o no? La riforma agraria era stata avviata da Frei, da IEN era stata ulteriormente potenziata, però c'era già stata una prima legge di riforma agraria fatta da Frei, dal presidente democristiano precedente. Ma può aver inciso la recessione che c'è stata in quegli anni a far succedere poi il colpo di Stato di Pinochet? La recessione che c'è stata in quegli anni è stata anche quella ormai ampiamente documentata come uno dei mezzi di boicottaggio fatti nei confronti delle aziende, sì. Perché è chiaro che... l'azienda se l'ha tirato addosso l'astio di tutto l'Occidente praticamente. Sì. Fatto che facesse molta paura è abbastanza evidente. Lo sciopero, dicevi, scusa? Il famoso sciopero dei camionisti che ha paralizzato il Cile per, proprio non mi ricordo se quanti mesi sono stati senza possibilità di commerciare, acquisire mercanzie dall'estero ed esportare, erano state bloccate le strade. E quello per è stato cui... praticamente la miccia proprio precisa del colpo di Stato è stato questo, pagare tot soldi, neanche tanti, a questi camionisti che tutti contemporaneamente hanno smesso di trasportare le merci. Quindi un autoembargo. Hanno bloccato i negozi, non si poteva più entrare ed uscire. Pensate. È tutto bloccato. Cioè, questo è... Per cui la fame era... La popolazione era ridotta a dover cercare la roba da mangiare come durante la guerra. Questa è strategia militare. Nero. Questa è strategia militare. Cioè questo è stato programmato per poi... Quindi era un disegno molto più ampio di quello limitato ai soli confini cileni, insomma un disegno che andava assolutamente oltre confine, oltre continente. Molto ben fatto, molto ben eseguito.